Il primo trimestre 2017 si è chiuso con un calo del 3,2% per l'export dei distretti delle Marche. Il dato totale dei distretti italiani si attesta a più 6,4%. Ad evidenziarlo la direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo, che sottolinea come il terremoto abbia influito sulla flessione. È stato disposto dal MIBAF il fermo biologico per la marineria abruzzese relativo ai compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli, che avverrà dal 28 agosto all'8 ottobre. Stamani una donna in sella ad una bicicletta è caduta battendo la testa in via mare a San Benedetto del Tronto. È servito l'intervento dell'ambulanza poiché la donna ha perso sangue ed è apparsa in stato confusionale. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Un 36enne di Colle di Mezzo, Chieti, è morto ieri pomeriggio a seguito di uno shock anafilattico provocato da una puntura di un insetto. Il giovane era in campagna quando improvvisamente ha urlato per la puntura dell'insetto e poi si è accasciato al suolo. Inizia questa sera il festival Cose Pop con ospiti il gruppo bolognese Lo Stato Sociale. L'evento inizierà alle 21 con l'apertura da parte dei Camillas e a seguire il concerto in Piazza dell'Unità a Centobuchi. Da questa sera, domenica 16 luglio, a Notaresco ci sarà la quarta edizione del Festival delle birre artigianali delle colline teramane. Oltre ai 12 migliori microbirrifici artigianali del territorio ci saranno i prodotti tipici della cucina locale. La serata di venerdì 14 luglio sarà animata dal famoso DJ Franceschiello Eventi. Apertura degli stand, ore 20.